contenta di poter aprire questa serie di relazioni che ci illustreranno il problema, le possibili conseguenze della situazione in cui siamo e forse anche cosa si può fare come possibili soluzioni. E chiamerei il primo relatore, che è il dottor Nicola Ferrari dell'Università di Milano, del Laboratorio di Sanità e Gestione della Fauna Selvatica, che ci parlerà della biodiversità urbana e patogeni. Non tutti i mali vengono per nuocere. Grazie mille dell'invito a questa interessantissima giornata. Io vengo da Milano e sono un veterinario, quindi ahimè dovrò parlarvi di patogeni. In realtà devo confessarvi che quando ho definito la tematica, mi è venuto una sorta di imbarazzo parlare di biodiversità, infezioni, città verdi. Sono tutte tematiche estremamente d'attualità, estremamente attraenti, quindi sembrava la classica presentazione a chiappa interessi, e dal punto di vista personale non è la mia caratteristica. Tuttavia, da una parte, attualmente sono coinvolto in questo che vedete, questo progetto PNRR sulla rigenerazione urbana, dove Milano diventa un laboratorio in tal senso. E queste tematiche non sono solo delle tematiche cool e calde, ma cioè calde, sono calde, ma sono, e non sono disgiunte, ma sono molto interconnesse l'una con l'altra. E cercherò adesso, approfitto del fatto che sono anche il primo intervento, per cercare anche di buttare lì una serie di provocazioni per animare, se vogliamo, dall'esperienza milanese, per animare il dibattito successivo. Partiamo subito da biodiversità e patogeni. Non è una scoperta, diciamo, post pandemia, ma già questo lavoro importante di Jones del 2008, un caposaldo. Jones raccolse circa 300 focolai di nuove infezioni in giro per il mondo, dopo aver corretto per quello che è uno dei fattori fondamentali, che è la densità di popolazione. Andò a cercare quali erano i determinanti ambientali che spingevano all'emergenza di queste nuove infezioni zoonosiche nell'uomo. Quello che emerse da queste analisi fu sostanzialmente che uno dei maggiori driver era la presenza di specie animali. Il 60% delle malattie emergenti sono legate alla presenza degli animali, e tra questi animali il 70% se sono selvatici, ovvero la ricchezza, il numero di specie di animali selvatici è un fattore diciamo, che favorisce l'insorgenza di nuove infezioni zoonotiche. Parliamo di biodiversità e parliamo anche di come i patogeni, i parassiti sono inseriti, diciamo, nell'ambiente. Faccio un piccolo passo indietro, io sono un parassitologo, per me è una cosa scontata, però quando si parla con le persone, si parla di infezione, la gente dice oddio, non ce ne ho. Noi viviamo una condizione, noi occidentali, viviamo una condizione che è più similare a quella di un topo di laboratorio. Vengono chiamati gnotobiotici, che vengono cresciuti in condizioni di totale asetticità. In realtà, se andiamo a vedere a livello diciamo, della biodiversità, sui più di 7 milioni di specie stimati esistere sulla Terra, più della metà conduce un stile di vita di tipo parassitario. Questo in termini di abbondanza, ma se andiamo a vedere anche nelle singole specie, questa è una specie su cui ho lavorato per diversi anni, lo stambecco, che secondo me è emblematico in Europa, di una specie che vive in un contesto particolarmente poco antropizzato, quindi in condizioni di maggiore naturalità. E su questo grafico si è riportata la frequenza di infezioni che sono presenti a livello gastrointestinale. E vediamo che praticamente il 3% degli individui non ha nessun parassita, circa il 2% ha una specie parassita, il restante 95% è normalmente infettato da più specie parassita contemporaneamente. Per me che lavoro sulla fauna, quando trovo degli animali o delle popolazioni che sono prive di
infezioni è un allarme che qualcosa sta andando, è qualcosa di insolito, di strano. I parassiti sono sostanzialmente onnipresenti, sono una componente stessa della biodiversità. Allora, io sono un parassitologo e qualcuno mi dice che sono anche parassitofilo, amo i parassiti. Se vogliamo possiamo anche prendere questa provocazione per uscire un po' dalla paranoia degli ultimi anni. Però i patogeni negli ultimi anni abbiamo imparato, negli ultimi anni prima che la pandemia, abbiamo imparato a vedere che sono degli elementi fondamentali dell'ambiente, riescono a strutturare le comunità e gli ecosistemi. Una serie di esempi: nel Serengeti, quando è stata eradicata la peste bovina nei domestici, che per spillover andava nelle gazzelle, ha cambiato completamente la struttura della comunità, perché le gazzelle hanno ricominciato a crescere, è cambiata la competizione con altri erbivori, a quel punto è cambiata anche la composizione vegetale e di conseguenza è cambiata anche la struttura dei predatori. Macro predatori, leoni, hanno ricominciato a crescere a discapito degli icaoni, che sono diminuiti. Quindi un impatto sulla struttura. Abbiamo visto come in alcune condizioni i parassiti possono regolare anche la dinamica delle popolazioni, sono uno dei driver, essendo onnipresenti, sono una pressione selettiva molto forte e presente, e quindi sono uno dei driver della variabilità genetica delle popolazioni selvatiche. E torniamo, diciamo, in ambito urbano e nostro, possono anche servire gli individui. Si è visto che tra paesi occidentali e paesi del terzo mondo esiste una diversa frequenza e prevalenza delle allergie. Questa diversa frequenza è stata spiegata da quella che viene chiamata l'ipotesi dell'immunità e dell'igiene, tale per cui in paesi del terzo mondo, che sono più simili allo stambecco, i bambini fin da subito sono esposti a un ampio comunità di patogeni e imparano, il loro sistema immunitario si allena fin da piccoli a riconoscere i patogeni, gli antigeni, quelli patogeni contro cui reagire e quelli invece su cui si può lasciare andare. Noi invece, che cresciamo come quei topolini di prima in un ambiente inotropiotico, tutti gli antigeni sono cattivi e tendiamo a sviluppare delle risposte immunitarie che sono eccessive. Quindi, se guardate online, si arriva addirittura delle robe deliranti di chi vende dei parassiti per autoinfestarsi, per fare delle cure, new age e via discorrendo, ma passiamo alla paranoia. Torniamo ai meccanismi. Abbiamo visto i parassiti come elemento di biodiversità. Quali sono i meccanismi che portano all'emergenza? Perché queste infezioni stanno aumentando? Sostanzialmente perché a causa dell'uomo si stanno rompendo quelli che sono una serie di equilibri dei diversi ospiti con il loro ambiente. Prima avevamo storicamente delle compartimentazioni, l'uomo, gli animali domestici, gli animali selvatici. Gli inglesi usano questo termine che secondo me rende molto bene, encroachment, incrocio tra le diverse componenti. Se questa roba, questo meccanismo funziona per tutte queste tre diverse componenti animali, uomo, selvatici e domestici, ma pensiamo a quella umana, la deforestazione per aumentare gli allevamenti si avvicinano alle foreste, quindi maggiore possibilità di scambio con i selvatici. Il bushmeat, che non è la caccia quella che facciamo da noi in Europa, ma sono le popolazioni che vanno nella giungla per mangiarsi le scimmie, per sopperire al bisogno di proteine, cacciano scimmie, cacciano volpi volanti, pipistrelli, tutte che sono le possibili driver, per esempio, di Ebola. La frammentazione degli habitat in Australia e in Bangladesh si è visto come una serie di spillover determinati dai chirotteri sono determinati dal fatto che prima i chirotteri, le volpi volanti, fuggivano e seguivano quelle che sono le fioriture che erano ampiamente concentrate. Attualmente con la frammentazione queste fioriture sono molto più sparse, non fanno più le ruste tutti insieme e hanno maggiore probabilità di contatto e spillover a specie domestiche, uomo e cavallo. Introduzione delle specie allottone: le specie allottone anche dal punto di vista infettivo sono il male, e se vogliamo l'espansione dell'uomo, dei centri abitati dell'uomo che entrano nella natura, e quindi la possibilità, pensate nelle città
diciamo, tropicali che entrano nella giungla, quindi la possibilità di aumentati scambi, quello che è possibilità di trasmissione di patogeni. Andiamo avanti. Infatti è stato coniato questo termine che è pathogen pollution, ormai inquinamento patogeno. Mentre prima i patogeni avevano una loro caratteristica ambientale, oramai i patogeni sono dove non dovrebbero essere. Ok? Città, la biodiversità adesso non è mio, io non sono un veterinario, non è mio, non sono un biologo, però la città ha una sua biodiversità, abbiamo sentito prima. Tradizionalmente avevamo le nostre specie sinantrope, dai ratti, con le loro, diciamo, spillover di infezione, i piccioni ne riscoprendo, abbiamo nuove specie che vengono attratte dalla, diciamo, dall'attrattività delle città, cinghiali, volpi, davanti a Downing Street, ma volendo anche i pet. Ok, io sono proprietario di cane e gatto, quindi non è che voglio fare il criminalizzare, ma si parla di specie ponte. Il gatto che preda, abbiamo visto da Arezzo, il chirottero può portarci a casa un'infezione, che è quindi questo incrocio che dicevamo sempre. Altra cosa interessante è, si è visto che gli animali urbani, rispetto ai loro conspecifici, congeneri non urbani, hanno una numerosità di patogeni molto più elevata e anche una maggiore numerosità di patogeni zoonotici. Come mai questo? Perché gli animali in città possono vivere ad altissime densità, maggiore densità, e la densità, abbiamo imparato con il distanziamento sociale, la densità favorisce la trasmissione dell'infezione. Non solo, gli animali in città vengono in città perché hanno magari maggiore diverse disponibilità trofiche, in alcuni casi però vanno a vistare nella miniera e non è una cosa molto salubre. In alcuni casi hanno delle alimentazioni, se vogliamo, sbilanciate, oppure contemporaneamente il vivere in città, si è visto come in Inghilterra le cinciallegre e gli uccelli cambiano ritmi di canto in base alla luminosità, lo stress dal punto di vista ormonale, rilascio di cortisolo, similare al cortisone, riduce le risposte immunitarie e quindi maggiore suscettibilità alle infezioni. Quindi tutto questo può favorisce gli animali, diciamo, urbani e la presenza di infezioni. Altro gruppo di infezioni, quelle di cui io mi occupo più specificamente, quelle trasmesse da vettori. Il 40% delle infezioni trasmesse da zoonosiche sono trasmesse da vettori e stanno aumentando in ambiente urbano. L'ambiente umano aumenta la presenza di zanzare, zecche, e le infezioni da esse trasmesse. La più famosa, anzi quello sul lavoro, è West Nile, però abbiamo la malattia di Lyme, la borreliosi, in pianura padana, abbiamo avuto anche dei casi di trasmissione quest'estate endemici di dengue. E tutto questo, diciamo, pattern a livello globale sta aumentando. Come mai queste infezioni aumentano in città? Ecco, prima vi ho detto che la biodiversità aumenta la trasmissione delle infezioni, però sappiate che è un argomento su cui dobbiamo ancora lavorarci, perché l'effetto della biodiversità sui patogeni non è ancora profondamente chiarito. E in alcuni casi, vedasi le infezioni trasmesse da vettori, alla maggiore biodiversità corrisponde una minore infezione. Si parla di un effetto di diluizione, perché le zanzare pungono gli animali che ci sono, hanno una certa specificità ma non così elevata, non tutte le specie di animali sono competenti, sviluppano la viremia sufficiente a trasmettere l'infezione col morso. Quindi quando abbiamo una elevata biodiversità, la zanzara sostanzialmente la popolazione di zanzare diluisce il suo morso su tante specie, competenti e non competenti. Laddove le specie non competenti vengono meno, tipo in città, e per West Nile sono covidi, merli, concentrano i loro morsi solo su quelle specie e quindi aumenta la prevalenza nelle zanzare e il rischio per l'uomo. Altro fenomeno, la connettività ambientale. Prima abbiamo parlato delle città tropicali che entrano nella giungla, ma anche da noi, questo è un esempio della vicina Anversa in Belgio, dove hanno aumentato i corridoi faunistici per favorire la connessione,
ma in questo caso le infezioni trasmesse da zecche richiedono tre diverse componenti: gli ungulati, che mantengono la popolazione di zecche, i micomammiferi, che mantengono il batterio, la borrelia, e le zecche. In ancità gli ungulati ma non ci stanno, però avendo dei, come si chiama, dei corridoi, possono avvicinarsi, depositare le zecche, e a quel punto magari i micomammiferi sono presenti, e a quel punto si crea un effetto ancora di diluizione. Le poche zecche che ci sono concentrano i loro pasti su quei pochi micomammiferi, e ancora in quel caso hanno visto che sostanzialmente le zecche belghe nei centri urbani erano più infette che altrove. Quindi motivo d'allarme. Stiamo avvicinando alla fine. Le città adesso sono anche, quindi, vanno anche viste dal punto di vista, epidemiologico, sono anche un motore, possono essere viste anche come un motore di insorgenza di novità epidemiologiche, cioè di sviluppatori di, come si chiama, evoluzione dei patogeni. In città abbiamo visto sono dei luoghi degli hub, gli ampi scambi, quindi aumentano le possibilità di contatto tra nuove specie e l'uomo. Abbiamo alte densità degli animali sinantropi, quindi alte densità vuol dire possibilità di contatto, quindi possibilità di eventi in cui si può avvenire questo dannato spillover. Ma come abbiamo imparato, un conto sono i patogeni zoonotici che si trasmettono con un contatto dall'animale. Il grande danno lo fanno quando questi patogeni fanno un salto di specie, ovvero riescono ad adattarsi anche alla trasmissione intraumana. E dov'è che ci sono le condizioni ideali per cui il patogeno possa fare questo salto? In città, perché abbiamo alte densità e quindi alta probabilità che quell'uomo che si infetta, tra virgolette, per sfiga, possa incontrare un altro e ritrasmettere l'infezione. Quindi le città sono anche, diciamo, dei incubatori di evoluzioni zoonotiche. A livello, rimaniamo sempre sull'urbanizzazione, dati delle Nazioni Unite hanno dimostrato, sostanzialmente hanno evidenziato, come dal 2015 la popolazione mondiale risiede maggiormente nelle città, e la proiezione al 2050 sui 10 miliardi che sarebbero, il 70% vivrà nelle città. Quindi, ahimè, le città rischiano di diventare l'habitat dell'uomo. Cosa stiamo facendo? Stiamo imparando, stiamo cercando di adottare quelle che sono le nature-based solution, per cercare di importare in città, per attenuare una serie di impatti, quelli che sono i servizi ecosistemici che la riforestazione, no? Il greening, il rinverdimento, la rinaturalizzazione delle città può portare, per ridurre quelle che sono le bolle di calore, quindi l'equilibrio energetico, possono ridurre l'inquinamento. Qualcuno parla, io non sono biologo, però di contrasto alla perdita di diversità. Io su questo sono un po' polemico, nel senso che la distruzione dell'habitat è una delle prime cause di perdere la biodiversità. La città, pur quanto la possiamo rinverdire, non la rifacciamo tornare naturale come la prima. Quindi questa cosa mi lascia un po' scettico. Ci sono anche tutti i benefici psicologici. Camminare nel verde ci fa piacere. Però io faccio un epidemiologo, abbiamo visto tutti questi aspetti negativi, possibilmente negativi, dei patogeni. Quindi che fare? Allora, ahimè, non abbiamo ricette assolute. Si parla di città come habitat, quando si leggono tutte queste bellissime meta-analisi, perspective, eccetera, eccetera, però le città sono degli ecosistemi di sé molto differenti. Possono andare dai tropici a zone temperate, possono essere città del primo mondo o del terzo mondo, quindi con possibilità di incrocio con la natura molto differenti. Possono avere anche solo la cosa di Roma, città con centri storici piuttosto rispetto a città industrializzate. Quindi quelle che sono le possibilità di scambio, di quelle encroachment di cui parlavamo prima, sono ben differenti. Ma anche all'interno della stessa città, colleghi di New York che già stanno lavorando da tempo su questo tema,
mi spiegano, mi raccontavano come sostanzialmente la stessa città può essere vista come un, l'assessore prima lo citava, come un sovrapposto di diversi strati. Quindi abbiamo gli strati culturali, abbiamo gli strati urbanistici, abbiamo diversi strati naturalistici, economici, e quindi una serie di, si parla di landscape ecology, di patch che funzionano con diversi meccanismi. Quindi, che fare? Necessità di coinvolgere le diverse attori, ma non gli attori semplicemente, se vogliamo, come poteva essere la città medievale, le diverse corporazioni, i calzolai, gli orafi, eccetera, eccetera. Magari anche all'interno li possiamo, gli stessi attori possono essere visti da, sotto diversi aspetti, quindi dal punto di vista culturale, dal punto di vista urbanistico, e qua, quindi ci vogliono anche diversi, tra virgolette, modalità di analisi. E quello che, adesso non voglio fare pubblicità, quello che stiamo cercando, quello che questo progetto PNR sta facendo, si chiama Multilayered Habitat Use Change, questo progetto PNR che è partito a Milano e che vede al suo interno biologi, biodiversità, io sono l'unico patologo, urbanisti, economisti, senza l'economia la città collassa, psicologi, linguisti, come comunicare, per cercare di comprendere tutte queste, includere tutte queste diverse visioni. Altro aspetto, per chi lavora, e qua diciamo questa serie di provocazioni, c'è il problema che per chi lavora sul rischio infettivo sappiamo che il rischio zero non esiste. Dobbiamo sempre, però, è sempre un compromesso tra cosa vogliamo. In questo caso vogliamo avere il rinverdimento per l'interesse psicologico, però magari abbiamo più zanzare, ci piacciono i laghetti con tutte le... ci vengono le zanzare. E questo è una cosa di cui, cioè, eventi come questi sono fondamentali, perché dobbiamo incominciare a fare ragionamenti. Che tipo di natura vogliamo in città? Questo è un esempio polemico verso la mia città, Milano. Non so se avete presente Gaio Lenti, Bosco Verticale, abbiamo questi prati con una elevatissima biodiversità, ma sono come il Colosseo costruito in America, sono posticci, perché sono seminati proprio e poi, come si chiama, non usati, sfalciati, e la gente prova lì a farsi il selfie. Contemporaneamente abbiamo questo bellissimo parco che è una ex area industriale, Parco della Goccia. Dal punto di vista paesaggistico, scusate un termine, è una schifezza, ma quello è molto più naturale. Che cosa vogliamo? Qual è la natura che vogliamo? Per finire, la cosa sembra molto complessa, però le città secondo me sono un ottimo laboratorio, perché albergano al loro interno, cioè non solo le città sono un ambiente complicato, tutto il mondo lo è, però all'interno della città abbiamo tante diverse competenze professionali, persone che riescono a fare cose, abbiamo tanti dati, possibilità di fare, e quindi le città in un certo senso possono essere quello che è un laboratorio per diciamo, sviluppare delle nuove schemi di sviluppo che possono essere sostenibili. Grazie. Grazie mille, e credo che abbiamo avuto veramente, c'è stata aperta una problematica molto interessante, che uno pensa agli animali e pensa all'animale fisico, grande, al cinghiale, al capriolo, al lupo, e invece le problematiche che si portano dietro, queste commistioni tra la città, le persone, gli animali sono molto più ampi. Noi l'abbiamo già imparato con l'epidemia, con la pandemia del Covid, che esistono i salti di specie, ma qua abbiamo avuto veramente un nuovo panorama. Grazie mille, e le domande le faremo alla fine di tutti i relatori. Ci sarà un momento in cui, se ci sono domande dal pubblico, risponderanno volentieri, e poi ci sarà la tavola rotonda.